Bene, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di presentazione delle nuove mirrorless di casa Nikon, la Nikon Z6 II e la Nikon Z7 II. Per l'occasione abbiamo previsto di proporre nove dirette con queste dinamiche sostanzialmente. Proporremo le dirette Facebook tutti i martedì e i giovedì, mentre gli approfondimenti alle domande che arriveranno durante le dirette li faremo durante dei webinar il mercoledì e il venerdì. Abbiamo coinvolto su queste dirette qua praticamente martedì oggi Claudio Piccoli, Leonardo Livito, giovedì Giovanna Grifo e Davide Vasta, martedì prossimo Gio Tarantini e Michael Masoero e giovedì prossimo invece c'è Pasquale Minniti e Aldo Ricci. Queste sono praticamente le dirette che proporremo. Non solo queste dirette, ma avremo una diretta finale, una super diretta con Giuseppe Maio, che non ha bisogno di presentazioni, il nostro PM Nikon, e Mimmo Basile, che è uno dei fotografi più bravi in ambito matrimonialistico e commerciale. Ma passiamo subito alla diretta di oggi. Ho l'onore e il piacere di avere in studio con me Claudio Piccoli e Leonardo Livito. Ciao a tutti, Ciao ragazzi. Bene. ciao a tutti. Allora, prima di passare alla presentazione, se siete d'accordo, io darei qualche informazione più ai partecipanti, alle persone che ci stanno seguendo da casa, su quello che è il vostro mood e su quello che è il vostro modo di fare fotografia e video. Per fare questo, io appunto chiamerei subito in ballo, prima di tutto, Claudio. Claudio è uno dei Master Nikon School, realizza con noi dei workshop, anzi, su questo vorrei ringraziarlo perché Claudio fa workshop in tutto il mondo. E con noi fa un workshop in esclusiva, l'unico che fa in Italia lo fa con il Nikon School. Quindi grazie Claudio. Grazie a voi. Io manderei subito lo showreel e dopo facciamo due parole insieme. Favoloso Claudio, questo è il tuo magico mondo. I workshop che fai sono veramente strepitosi. Ne abbiamo appena finito uno qualche settimana fa qui da noi in Italia ed è stato veramente un successo. Bene, al di là del foto abbiamo anche il contributo video, quindi passiamo a Leonardo Livito. Leonardo Livito tratta un videomaker, un graphic designer e tratta il video in una modalità un pochettino particolare. Unisce praticamente quella che è la grafica al video. Andiamo subito con lo showreel e dopo ci sono due parole. Bello anche lo showreel di Leonardo, complimenti veramente. Io prima di passare alla presentazione vorrei fare due parole con i master. Claudio, come ti sei trovato? Perché noi cosa abbiamo fatto sostanzialmente? Nei giorni scorsi abbiamo fatto provare le fotocamere, abbiamo raccolto i loro feedback e le abbiamo messi stamattina giù in questa presentazione in maniera molto veloce. Come ti è sembrata la fotocamera che hai provato, la Z7? La Z7 è stata una rivelazione, nel senso che io non pensavo di trovare tante capacità in una macchina così risoluta nella fotografia di azione. Per me è stata una novità al 100%. Io arrivo dall'utilizzo di una D5 e di una Z6 I, e avere per le mani 2 giorni di fila una Z7 II e poterla stressare completamente senza proprio alcuna remore, è stato molto divertente. Bene, bello. Te Leonardo, come ti sei trovato con la Z6 II?
Allora, ci sono diverse novità interessanti per quanto riguarda la parte di video, io vi parlerò principalmente di video. Devo dire che già si partiva da una buona base, da un'ottima base, direi, di costruzione e quant'altro, quindi io mi sono trovato molto bene. Bene, ottimo. Guardate ragazzi, prima di partire sulle caratteristiche delle nuove macchine, a me piacerebbe capire da dove stiamo arrivando, perché queste due macchine sono veramente così efficienti. Le precedenti fotocamere, quindi la linea precedente, ha fatto incetta di premi internazionali. Senza adesso soffermarci sui vari premi, la scommessa è stata quella da parte di Nikon di cambiare la flangia dell'attacco dell'obiettivo. Quindi hanno fatto una flangia più ampia, hanno ridotto il tiraggio, ma senza entrare troppo nei tecnicismi, in parole povere, cosa vuol dire questo? Vuol dire avere una qualità d'immagine sia per la fotografia che per il video decisamente migliori e più performanti. Quindi c'è stata veramente questa differenza. Un'altra cosa che dico sempre quando uno è in procinto di scegliere il proprio strumento di ripresa, sia video che fotografico, è fidarsi della propria mano, della propria mano e del proprio occhio. Perché? Perché l'ergonomia, i pesi, i materiali che vengono usati, l'interfaccia, il menu sono variabili fondamentali ed essenziali per scegliere uno strumento di ripresa che abbia delle caratteristiche veramente performanti e valide. Le persone superficiali hanno già segnalato che ci sono poche differenze tra i modelli precedenti. In realtà non è assolutamente così. Le differenze sono tantissime e le vedremo in queste quattro dirette che faremo con i vari approfondimenti. Ma le differenze più importanti che abbiamo segnalato, quali sono sostanzialmente? Il doppio processore, quindi il Dual XPeed 6, che permette di modificare tutta quella che è la funzionalità della macchina, perché come sappiamo il processore gestisce la messa a fuoco, l'esposizione e tutto quello che c'è all'interno della fotocamera. Il doppio slot, perché abbiamo uno slot che gestisce la CF Express o XQD e l'altro la SD. Abbiamo anche un buffer decisamente più performante, di questo ne parleremo bene con Claudio per quanto riguarda lo scatto in sequenza veloce e tante altre belle funzioni che troviamo all'interno della fotocamera. Io non mi fermerei ovviamente su questa slide perché contiene veramente tanti dati e non è quello che vogliamo fare oggi. Oggi però vogliamo dare un primo segnale su quelli che sono stati i feedback dei professionisti che hanno provato queste due fotocamere. Quindi inizierei subito con Claudio parlando di velocità di messa a fuoco e di scatto. Tra l'altro tu hai avuto in mano una Z7, quindi è abbastanza importante capire come si è comportata in questo frangente qua. Assolutamente, grazie Roberto. Ho avuto la possibilità di usare per 2 giorni di fila e fare una marea di scatti, migliaia di scatti con una Z7 II in azione. E ho insistito perché poteste vedere esattamente il video nudo e crudo realizzato da me e da mia moglie, proprio per farvi vedere come lavora la fotocamera e come lavora il sistema autofocus in diretta, come se voi foste lì con me in quel momento. Perché la Z7 II ha introdotto dei nuovi sistemi di messa a fuoco che io ho trovato eccezionali. Io ero arrivato ad utilizzare quasi sempre un punto e 9 punti con la Z6 o con la D5 e la Z7 II mi ha dato la possibilità in 2 giorni di approcciare a un nuovo modo di fotografare in azione utilizzando l'eye tracking. Perché la Nikon ha introdotto con la Z7 II e la Z6 II l'eye tracking anche a zone, quindi si seleziona una zona dello schermo, del frame, della composizione nella quale vogliamo dedicare più attenzione, all'interno di questa verrà tracciato l'occhio dell'animale o della persona. Nel video che sta passando adesso in sequenza, che è proprio quello che è avvenuto in questi 2 giorni, potete vedere che ho provato a confrontare i diversi sistemi di messa a fuoco, da 1 punto a 9 punti, in diverse condizioni, in acqua, in condizioni diciamo meteo favorevoli, quindi al sole, ma anche all'ombra e anche con pochissima luce. E devo dirvi che le sorprese sono state davvero tante, a partire dal fatto che la macchina non smette mai di scattare. Quindi tanto di cappella al buffer, che adesso è veramente grande, non ho mai avuto blocchi da parte della macchina, un mirino che non ha mai avuto interruzioni, quindi una fluidità all'interno della visione, diciamo dell'occhio, che è stata eccezionale. Tenete presente che io ho dovuto scattare 2 giorni con il live view, quindi in condizioni video, scusate, in condizioni fotografiche molto complesse in azione, proprio per dar modo a una persona dietro di me di effettuare dei video sullo schermo. E la macchina si è comportata in maniera
egregia. Quindi molto veloce, buffer infinito e buchi tra le immagini praticamente inesistenti. Quindi adesso si riesce a seguire l'azione, quindi dedicando molto spazio a quella che è la composizione e la creatività del fotografo, lasciando alla macchina tutto quello che è l'aspetto tecnico di tracciabilità degli occhi, in questo caso dei cani per quanto mi riguarda, ma ha funzionato anche con le persone, quindi tanto di cappello Roberto, cioè, sono veramente contento. Bene, guarda, questo feedback da parte tua ci rincuora veramente molto, perché tu le stressi parecchio le macchine e le sfrutti veramente al 100%. Ho visto lo splendido lavoro che hai fatto sia con D5 sia con Z6, perché hai veramente sfruttato la macchina al massimo. Quindi sentirti dire questo della Z7 II ci rincuora veramente parecchio. Grazie. Bene, adesso invece passiamo all'altro argomento. Come vi ho detto, alterniamo un fotografo a un videomaker su ogni diretta, quindi passiamo la palla a Leonardo Olivito e parliamo di qualità video. Anche Leonardo ha sempre usato Z6 e in questo caso ha provato la Z6 II. Allora sì, la qualità video ormai diciamo nelle produzioni video si dà quasi per scontata. E parlare di qualità video soltanto dicendo che questa camera fa un 4K piuttosto che un HD e quant'altro, secondo me è un po' riduttivo. Oggi la richiesta principale del mercato è produrre contenuti video, ma anche velocemente. Quindi io personalmente ritengo che ci sono due fattori principali in questa Z6 II, appunto. Il primo fattore è la dimensione del sensore. Questo ci restituisce assolutamente una qualità perfetta. Quindi di natura più grande il sensore, sappiamo che la qualità sia a livello foto, ma in questo caso a livello video, la qualità percepita è superiore. Ma un'altra caratteristica fondamentale secondo me è la colorimetria, perché in una produzione video dove spesso dobbiamo consegnare il giorno dopo o due giorni dopo, e avere dei file con i colori giusti, sui quali poi possiamo anche lavorare creativamente, ma partire già dai file performanti ci assicurano appunto una qualità eccellente. Si dà per scontata, ma non lo è poi così tanto. Questa camera effettivamente, provandola, mi rendo conto che si riconferma con una qualità altissima. Wow, in effetti è veramente così, nel senso che noi abbiamo già visto su Z6 c'era una qualità incredibile, e adesso ricevere questo feedback da parte di una persona come te che ci lavora in maniera pesante, dopo vedremo anche col discorso del RAW, vedremo come sfrutti questi strumenti, davvero ci consola parecchio. Ritorniamo su Claudio. Allora, la qualità d'immagine abbiamo visto sul video, ma la qualità d'immagine sulla fotografia con una Z7. Tu hai sempre usato una Z6, sei passato da una 24 milioni di pixel a una 45 milioni di pixel. Ci sono differenze? Roberto, è sconcertante perché non ci credevo, quindi avevo terrore nel provare una Z7, seppur nella seconda versione, quindi una Z7 II, quindi più performante sicuramente sulla carta, ma nessuno l'aveva testata. Quindi nessuno l'aveva provata, dal vero, amici che l'avessero provata su animali, su azione, su cose di questo tipo. Il mio terrore stava nel micromosso, quindi quello che un po' tutti temono i fotografi di azione, perché siamo tutti bravi a fare le foto di azione e poi quando andiamo a cercare il pelo nell'uovo, perché vogliamo una marea di megapixel, in questo caso 45, ci andiamo a perdere nei dettagli, perché lì nascono i micromossi dettati da nostre vibrazioni della macchina, il nostro shaking, no? Quindi questa cosa qua devo dire che è stata ampiamente superata dallo stabilizzatore sul sensore della Z7 II. Questo ha permesso di stabilizzare i tre assi per quanto riguarda l'imbardata, il beccheggio, il rollio e anche le due traslazioni sui due assi, quindi X e Y, con le ottiche sue montate. Quindi io l'ho provata con un 70-200S, quindi dedicato alle ottiche Z, e i risultati sono stati sconcertanti. Parliamo di un livello di dettaglio che io non avevo mai visto prima, ma non pensavo di poter vedere sulle foto di azione. Quindi colori strepitosi anche ad alti ISO, poi le vedremo. E non so, per me ha passato l'esame, ma io sono abbastanza scioccata, Roberto, adesso sono sincero. Quindi se le cose continuano così, diventerà la macchina definitiva per me, in azione. Quindi perfetto, quindi speriamo e immaginiamo di vedere questa foto che abbiamo visto, non l'hai realizzata con la Z7 II, ma speriamo di vedere altrettante foto belle con questa fotocamera qui. Quindi complimenti.
Bene, invece ripassiamo velocemente sulla parte video e parliamo del famigerato, rinominato più volte, 4K e del discorso dei frame rate sulle nuove macchine. Allora, per quanto riguarda il famoso 4K, effettivamente mi sento di dire due cose importanti. Nelle produzioni, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, spesso si consegna in Full HD. Questo per motivi di trasmissione dei dati, immaginiamo ad esempio l'ambito televisivo, solitamente ci sono degli standard che ci vengono imposti. La capacità di avere in camera un 4K così performante però ci consente di fare delle scelte di post-produzione che effettivamente sono un'arma in più. Un esempio che vale per tutti potrebbe essere il momento in cui facciamo delle interviste. Interviste con una sola camera e dove poi possiamo alternare un campo largo o un campo stretto proprio utilizzando in post-produzione un 4K. E quindi già questa è una delle caratteristiche che effettivamente avere un 4K così performante ci viene incontro proprio in queste scelte. Per quanto riguarda invece l'FPS o il frame rate, è più che altro un discorso di narrazione stilistica. Oggi ci vengono richiesti sempre di più dei video che raccontano dei servizi, dei prodotti o delle aziende dove dobbiamo tirare fuori l'emozione, il video emozionale. Ecco, gli FPS vengono incontro proprio in questo momento, quindi con Z6 II abbiamo in HD fino a 120 FPS e in 4K arriviamo a 60 FPS. Bene, in effetti queste macchine qui hanno delle caratteristiche che sono incredibili. Tu prima parlavi di cifra stilistica, nei tuoi video è riconoscibilissima la tua perché hai veramente, veramente uno stile personale molto molto interessante, bello e pulito. Tra l'altro do solo un piccolo accenno su quella che è l'aggiornamento, perché adesso in questo momento Z7 è uscito e fa già il 4K 60p, mentre su Z6 sarà disponibile con l'aggiornamento firmware che avremo il 21 di febbraio del 2021. Questo soltanto un piccolo accenno di carattere tecnico su quello che è il punto, le caratteristiche, quelle che saranno gli aggiornamenti. Parliamo invece adesso di sensibilità, perché la grossa battaglia su queste fotocamere la si gioca anche quando le condizioni di luce non sono ottimali, quindi si inizia a riprendere in condizioni di luce veramente complicata e scarsa. Te Claudio hai stressato la tua Z7 II anche in questo senso qua, ho visto che hai realizzato delle foto in un bosco con pochissima luminosità e ne sei rimasto stupito, mi hai detto. Sì. Dico sempre sconcertato, perché in realtà quando si sale sui megapixel, con la quantità di megapixel, la paura è sempre quella di non avere abbastanza informazioni da poter utilizzare con poca luce, quindi in basse condizioni di bassa luminosità. Perché questo? Perché siamo tutti bravi, no, a parlare io voglio 100 megapixel, ne voglio 150, ma poi alla fine i pixel sono talmente piccoli che non riescono a immagazzinare abbastanza informazioni, soprattutto quando si lavora ad alti ISO. E questo è quello che ho fatto con la macchina, quindi ho cominciato il sabato con tanta luce e man mano che arrivava, diciamo che mi spostavo verso la domenica, in particolare domenica verso sera, ho stressato la macchina fino a farla lavorare a 12.800 ISO, una Z7. Quindi tenete presente che anche comunque con la D5 e la Z6 cercavo di non andare oltre i 6.400 ISO. Questo fatto è quello che ho scoperto, è sconcertante, perché la macchina ha lavorato molto bene, ha restituito un dettaglio che forse si può far vedere in qualche foto di quelle che sono passate, che è impressionante. Cioè non mi aspetterei mai da una macchina di 45 megapixel avere un dettaglio di questo tipo a 6.400 ISO con una sottoesposizione di 0,7 stop. Tanto per dare un'idea velocissima, è come più o meno aver lavorato a circa 10.000 ISO, 10.000-12.800 ISO. Quindi mi sembra un risultato per me strepitoso, Roberto. Poi. Ma in effetti quello che ci hai detto anche stamattina sul fatto che spingendosi con sensibilità così alte le cromie rimanevano fedeli è veramente un fatto eccezionale. Questo è veramente importante. In maniera analoga, sul video una delle cose importanti è il poter registrare con un file molto poco compresso, quindi con il cosiddetto improprio RAW video. E infatti su questo, Leonardo, so che tu usi tantissimo dei registratori esterni in HDMI e quindi realizzi dei file RAW.
Sì, è proprio così. Allora io premetto, ho sempre invidiato il file RAW ai fotografi, quindi questo ci tengo a dirlo, per la capacità che possiamo avere appunto nella regolazione dei colori. Allora, il file RAW per quanto riguarda il video, la prima caratteristica che viene sempre citata è la capacità proprio di fare una colorimetria molto spinta, e in effetti è così. Ora, non è, il vantaggio più grande non è quello di riprendere delle scene bruciate e poi andare a recuperarle, piuttosto che regolare un colore, eccetera. Le caratteristiche fondamentali, a mio avviso, del file RAW è che in una camera super versatile come può essere appunto Z6II abbiamo la capacità di avere poi delle scene per poi fare post-produzione abbastanza spinta. Un esempio potrebbe essere la tecnica del rotoscoping poi in After Effects. Avere file RAW significa poter fare queste operazioni di video compositing in un modo molto più agevolato, molto più performante. Lo stesso per il traccaggio di elementi all'interno di una scena video, che poi si traducono in scene magari tridimensionali con scene video, e lo stesso per quanto riguarda il green screen. Quindi la cosa fondamentale, a mio avviso, dei file RAW in realtà è la possibilità di avere quella tipologia di qualità in un sistema che entra tranquillamente nello zaino. Quindi il grande vantaggio di questo sistema, a mio avviso, è proprio quello: la qualità e la portabilità di un sistema in questo modo. Hai toccato due punti a mio avviso fondamentali, perché versatilità, compattezza, poter portare con sé in uno zaino veramente uno strumento così performante. Tra l'altro io invito tutte le persone che stanno seguendo la diretta a porre delle domande, perché queste domande non andranno nel vuoto, ma le prendiamo e domani durante il webinar approfondiremo gli argomenti. Io penso che abbiate capito oramai che Leonardo non fa soltanto video, ma fa graphic designer, prende i video, gli monta della grafica. Ecco perché ci ha spiegato appunto che lavorare in RAW può essere veramente importante per elaborare i video in questa maniera. Quindi anche questo è un feedback decisamente importante. Ritorniamo sulla fotografia, Claudio. Allora, FTZ, ottiche lunghe, io so che tu lavori con il tuo 200 mm f2 e ci vai a dormire anche con quell'ottica, perché la usi e la ami tantissimo, e la puoi usare, l'hai usata sulla Z6, la puoi usare anche su queste altre ottiche usando l'adattatore. Come ti ci sei trovato? Guarda, questa è stata una vera scommessa, perché man mano che passava questo weekend, contate che in un weekend ho fatto circa 2.500-3.000 foto, ma non smettevo mai, continuavo boom, 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 boom. Ecco, quello che ho voluto provare è utilizzare le ottiche che già utilizzavo sulle macchine, chiamiamole vecchie, ma è sbagliato chiamarle vecchie, comunque sulla Z6 e sulla D5, quindi il 300 mm 2.8 e il 200 f2. Avevo il 200 f2 con me, e quindi cosa ho fatto? Ho montato l'FTZ, e quello che ho fatto, ho realizzato questo video non credendo nelle capacità della macchina. Ho detto, proviamo a vedere, visto che fa tutto, se riesce anche a fare un video con una profondità di campo veramente ridotta, quindi ad F2, 200 mm, con l'eye tracking, e la macchina l'ha fatto, Roberto, quindi sinceramente rimanga a bocca aperta. Tenete presente che l'FTZ non è altro che una prolunga dei contatti tra la macchina e l'obiettivo, quindi non fa andare l'obiettivo più piano o più veloce, l'obiettivo rimane quello che è, semplicemente serve a dare una distanza tale per cui la lente può lavorare per le condizioni di progetto per cui è stata progettata, quindi con una distanza focale maggiore, perché le Nikon Z, quindi Z6, Z7, Z6II, Z7II, montano un nuovo sistema di attacco che prevede un sensore molto più vicino alla bocca dell'obiettivo, alla baionetta. Quindi sinceramente sarà la mia ottica di nuovo, tornerà a essere la 300, io ho lavorato molto con 70-200, ma tornerò a lavorare col 200 F2 e 300 2.8, perché non hanno sbagliato un colpo, Roberto. Bene. Ma in effetti è fondamentale quello che hai detto, perché tu pensa che con l'FTZ possiamo montare qualcosa come 300 ottiche dell'attacco F-mount, magari con alcune, quelle più vecchie, si perdono gli automatismi, ma sicuramente è una bella potenzialità questa. Dopo magari su questo argomento ci ritorniamo assolutamente. Bene, il sensore è la stabilizzazione sulla macchina, sia sul video che sulla fotografia. Io passerei la palla adesso a Leonardo, che ci racconta appunto come si è trovato con la stabilizzazione sul sensore della fotocamera.
Sulla stabilizzazione all'interno proprio il lavoro lo fa il sensore, devo dire che per la parte video effettivamente ci salva in tantissime condizioni. Questo perché quando andiamo a fare documentari o delle scene video che sono buone alla prima, io personalmente lavoro tanto anche in ambito televisivo dove una notizia o una scena non si può ripetere, quindi in questi ambiti avere la camera in mano senza nessun tipo di supporto, quindi dimentichiamo il concetto di monopiede, gimbal e quant'altro, avere comunque un sensore che riesce a stabilizzare le scene video fa veramente la differenza. Un'altra situazione che spesso mi trovo sono appunto i backstage video, dove solitamente c'è un fotografo che ha diciamo il compito principale di fare la campagna pubblicitaria fotografica e il video è semplicemente un contorno, quindi un backstage. In quelle situazioni lì spesso volentieri con la camera in mano ci troviamo a dover schivare diversi ostacoli, tra cui appunto il fotografo, lo stylist o comunque gli assistenti e quant'altro. Quindi riuscire ad avere un video stabilizzato in camera significa portare a casa il risultato senza necessità di ulteriori supporti, quindi super. Guarda Leonardo, lo stesso tipo di feedback l'ho ricevuto tantissime volte da parte dei matrimonialisti, infatti loro si trovano solitamente in questa situazione veramente complessa di doversi muovere con la macchina in mano, a mano libera, e hanno apprezzato tantissimo la stabilizzazione, sia per quanto riguarda le fotografie, ma anche per quanto riguarda il video. Quindi questa è una cosa che hanno apprezzato tantissimo. Un'altra delle caratteristiche fondamentali delle macchine, sia delle precedenti ma anche di quelle attuali, sono le personalizzazioni. Noi questa macchina possiamo veramente cucircela addosso su quelle che sono le personalizzazioni. Io so che Claudio, perché è di sua natura, è un ingegnere, appena ha una macchina in mano incomincia a strizzarla e di conseguenza che cosa ha fatto? Ha iniziato a guardare tutte le personalizzazioni che c'erano su questa fotocamera e fare la differenza tra i modelli precedenti e quelli attuali. Sì, assolutamente. Do molta importanza all'oggetto a 360 gradi, questo è il motivo per cui nel momento in cui scopro che l'autofocus fa quello per cui è stato progettato e funziona bene, non mi fermo lì, non è quello che mi dà la qualità d'immagine. La qualità d'immagine è tutto un insieme di cose che vengono fuori da quella che è una macchina a 360 gradi. Tra tutte queste cose c'è una caratteristica molto importante che è l'handling e la personalizzazione. L'handling è rimasto lo stesso, era già buono prima, quindi non vedo perché cambiarlo, ma le personalizzazioni si sono moltiplicate anche con l'uscita delle nuove lenti. Perché questo? Perché durante l'azione è molto importante poter personalizzare la macchina a proprio piacimento con delle caratteristiche. Oggi vi vorrei fare due esempi, se posso. Uno è dedicato a quelli come me che durante lo shooting non hanno la possibilità di fermare tutto e ricominciare, un po' perché la luce passa, un po' perché il nostro soggetto modello non è lì per noi, il cane non è lì, viene pagato e sta fermo ore, ma sta fermo pochi secondi e poi scappa via. E quindi la prima personalizzazione che ho messo in atto, Roberto, è stata quella di lavorare in eye tracking con il cane, e funzionava tutto bene, eravamo a ISO 6004, ma poi il cane si girava e io volevo continuare lo shooting, quindi avevo impostato come personalizzazione l'FN1 della fotocamera e della lente, perché il 70-200 nativo per la serie Z lo prevede, lo switch dall'eye tracking al subject tracking, quindi andavo nel momento in cui la macchina non vedeva più occhi da tracciare, andavo a selezionare il soggetto da continuare a inseguire all'interno dello schermo durante il mio shooting, perché io continuavo a muovermi. Questa è la prima personalizzazione. La seconda, velocemente, per quelli non come me, ma ci sono molte persone che mi chiedono durante i workshop di poter continuare ad utilizzare il BBF, cioè la messa a fuoco tramite il bottone posteriore della macchina. La buona notizia è che voi potete utilizzare il joystick, muovere il punto dell'autofocus e schiacciando mettere a fuoco, e direi che sono delle personalizzazioni fantastiche. La terza mi è venuta in mente adesso, scusami Roberto, fammela dire, è il fatto di poter personalizzare, anche customizzare le condizioni di lavoro della macchina, e quindi, dato che ho scattato anche in JPEG, la possibilità di cambiare il picture control, quindi le condizioni di lavoro della macchina, per avere dei risultati finiti, perché molte foto di quelle che avete visto sono anche in JPEG,
proprio perché non avevo tempo di elaborare le immagini e quindi già in camera ho dato delle preimpostazioni che mi potessero soddisfare a proposito di nitidezza, contrasto e colore. Quindi direi che le personalizzazioni sono davvero davvero fondamentali al giorno d'oggi, Roberto. Guarda, in effetti queste macchine qua offrono un livello di personalizzazione veramente, veramente avanzato e di questo magari ne approfondiremo durante i webinar le potenzialità, perché sarà un argomento che riprenderemo sicuramente, la possibilità di personalizzare e di vedere come le ottiche diventano assolutamente un componente essenziale della fotocamera, come si possono personalizzare i pulsanti delle ottiche e le ghiere. Rimanendo in ambito ottiche, infatti, passando a Leonardo, parliamo dei video, quindi quanto sia importante sul video l'aspetto ottico. Allora, per quanto riguarda le ottiche, la prima cosa che ho notato è proprio il concetto che sono costruite per la famiglia Z. Già questo ti dà la sensazione di ottiche pensate per queste camere, che sono leggere. Solo alcune opere per quanto più straordinarie parte di meritano di consegnare video già umanità. Su questo ora il vino è una di queste e noi siamo più bravi. Ma il fatto di sentire che queste ottiche sono performanti, sono veloci e che hanno soprattutto una qualità poi nella resa finale del file che è veramente eccezionale. Sul concetto di non c'è uno, per il video non c'è un'ottica unica, diciamo così, dipende da che tipo di utilizzo dobbiamo fare. Sulla mia esperienza ultimamente con i documentari del mondo del vino, che ne parlavamo prima Roberto, e su Tell Me Wine, questa serie legata al vino, utilizzo tantissime ottiche diverse, proprio perché in base alle esigenze dei movimenti di camera, di quello che devo ottenere, effettivamente c'è un'ottica per ogni singola condizione. Quindi sapere che la famiglia Z è così piena di opzioni, e a me che produco video e ragiono in termini di uno strumento che mi deve consentire di ottenere un video di qualità, e mi dà molta tranquillità avere così tante opzioni. Quindi da quelle più performanti da un punto di vista magari dell'apertura focale, quindi avere quello sfocato dietro, piuttosto che quelle un pochino più piccole e leggere per fare certi movimenti di camera, devo dire che è una famiglia abbastanza ampia e questo mi dà tranquillità a me da un punto di vista di tecnico, no? Di scelta. Certo, in effetti adesso abbiamo una gamma di ottiche Z proprietarie abbastanza ampia, siamo arrivati a 16 ottiche, 2 teleconverter, però ricordo sempre che con l'FTZ possiamo montare quasi 300 ottiche del parco F-Mount, quindi veramente un bel parco. Io sappi Leonardo che ti invidio parecchio sul discorso di Tell Me Wine, perché sai quanto amo quel mondo lì e tutto quello che gravita attorno, quindi sapere che hai fatto quei documentari e entrare in quelle cantine lì, sentiti invidiato, insomma. Perfetto. Allora, prima di dare una chiusa alla diretta e di ribadire appunto che si possono fare domande che noi riprenderemo domani sul webinar che tratteremo insieme, mi interessa sottolineare 3 caratteristiche importanti che abbiamo detto anche all'inizio. Le fotocamere finalmente possono montare 2 schede, scheda CF Express o XQD più un SD, quindi tutte le fotocamere mono 2 slot. Dopo entreremo anche nell'arco di queste dirette qua su quelli che sono gli accessori che si possono montare con le fotocamere e come si possono personalizzare e quali sono le potenzialità che hanno queste fotocamere con i vari accessori, dai flash ai controller, agli scatti remoti e altro. In questo caso qua, sulla prima immagine abbiamo lo scatto verticale, che oltre ad avere lo scatto aggiunge anche i controlli in verticale ed è utilissimo soprattutto per un certo tipo di target, o se no il controllo che può far funzionare più fotocamere insieme sullo scatto. Pensiamo a quanto sia magari importante a bordo di un palazzetto per un evento sportivo o semplicemente anche per la fotografia che fa Claudio, piazziamo più fotocamere e le facciamo scattare tutte insieme. Altra cosa importante, a parte Snapbridge che ovviamente conosciamo tutti e dà la possibilità di scattare le immagini e condividerle immediatamente sui social, abbiamo con questi nuovi modelli la possibilità di fare l'aggiornamento firmware direttamente da smartphone. Su queste features qua sono andato velocissimo perché le riprenderemo nelle dirette successive e entreremo nel dettaglio.
Io vi ridico, adesso ci saranno qualche minuto prima della fine della diretta, vi invito di nuovo a fare delle domande, le vostre domande verranno prese in considerazione, ci metteremo come stamattina lì io, Claudio e Leonardo, prenderemo le vostre domande e sul webinar domani dalle 18.30 alle 19.30 daremo risposta alle vostre domande. Bene ragazzi, siamo stati delle schegge, abbiamo rispettato i tempi, io ringrazio veramente Claudio e Leonardo perché hanno portato dei feedback carinissimi e se mi permettete io improvviserei una cosa, io mi metto la mascherina, se ve la mettete anche voi, io verrei tra di voi per fare una foto di gruppo. Eccoci qua, così la gente non dice che siamo due da una parte e due dall'altra. Bene ragazzi, grazie ancora per la vostra testimonianza, ci sentiremo sicuramente presto e vi rimandiamo al webinar di domani, 21 ottobre alle 18.30, quello è il link, ma potete trovare anche il link di iscrizione su unicornschool.it. Buon pomeriggio.